Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo unboxing. Oggi andiamo a vedere il codice della confezione del Fitbit Charge HR, un activity tracker con sensore di battito cardiaco. Andiamo rapidamente a analizzare la confezione, dove sono indicate le varie feature di questo dispositivo. Quindi la misurazione del battito cardiaco, come detto, misura L perché c'è anche la S, però è per polsi effettivamente molto snelli. Il mio non è chissà quanto largo, però comunque andando a fare una misurazione rapida ho visto che l'L copre praticamente la maggior parte dell'utenza, l'S è solo se proprio avete un polso molto molto piccolo. Comunque mentre c'è il tracking delle attività più i vari allenamenti, la gestione del sonno, quindi la rilevazione automatica e di quando ci si sveglia, di come si dorme eccetera, le notifiche della chiamata e il fatto che si sincronizza anche ovviamente senza fili. Qui vabbè c'è un'indicazione relativa alla larghezza del polso e dietro diciamo un approfondimento rispetto a quello che ci mostra nella parte anteriore. Vabbè, la tecnologia per Pulse per la lettura del battito cardiaco, il contapassi, la distanza, i piani che riusciamo a salire, le calorie consumate, i minuti, ovviamente ci misura quanto tempo facciamo un allenamento, ovviamente ci mostra l'orario, che secondo me è una delle feature più interessanti comunque di questo dispositivo, che comunque abbiamo una sorta di piccolo orologio comunque sempre a portata di polso. Per quanto riguarda invece il sonno, se si riesce a leggere, vediamo un pochettino se riesco. Ah, ok. Abbiamo le ore in cui dormiamo, il numero di risvegli, quindi se ci svegliamo durante la notte, la qualità del sonno e poi ovviamente la sveglia silenziosa, che è una delle cose che preferisco di più dei dispositivi indossabili. E poi ovviamente abbiamo l'utility di Fitbit, che poi vedremo magari in fase di recensione, che permette di monitorare tutto quello che si fa. La sincronizzazione wireless e ovviamente l'utility disponibile online oppure direttamente sul telefono, quindi l'applicazione da scaricare per intenderci. Perfetto, detto questo procedo all'apertura della confezione. Ok, dopo aver rimosso lo scotch della parte posteriore, vediamo se riesco ad aprire il tutto. Andiamo a estrarre il corpo del dispositivo, troviamo questa basetta che credo sia a solo titolo quasi espositivo, e qui all'interno troviamo appunto il Fitbit con l'adesivo sul display molto carino che ci mostra il battito cardiaco. Molto simpatico il cinturino che andrò a provare, perché praticamente permette di bloccare con questo piccolo gancetto tutta la fibbia che è in eccesso rispetto a quando lo andiamo a stringere sul nostro polso, in modo tale da tenerlo ben fermo quando lo indossiamo. All'interno questa è una piccola scatola. Troviamo, ok, le istruzioni con la garanzia, vediamo se riesco a farlo vedere. Qui troviamo poi il setup relativo al Fitbit. Per collegarlo al computer, qui abbiamo il cavo relativo alla ricarica che si collega nella parte posteriore, lo vedremo tra un attimino, e poi qui c'è un piccolo ricevitore wifi che serve appunto a collegarlo al computer. Molto minimale, possiamo metterlo ovviamente sia su portatili che su computer fissi senza problemi. La classica porta USB. Dietro invece non c'è nient'altro. Vado a togliere il dispositivo da questo stand espositivo. Ok, dopo averlo sganciato, eccolo qui. Vabbè, pronto per essere indossato. Ovviamente qui nella parte posteriore troviamo i vari il sensore per il battito cardiaco e quindi il corpo effettivo del dispositivo. Qui abbiamo l'entrata per il cavetto del caricamento, quindi quando bisogna caricarlo si prende e lo si inserisce collegando a una porta USB. Perfetto, oltre a questo l'ultima cosa che voglio farvi vedere è il tipo di tessuto molto aderente dal mio punto di vista di cui è composto. È anche bello da vedere, l'ho preso blu perché comunque è disponibile in vari colori e vabbè, la differenza tra questo e il nero, preferivo quello blu onestamente, è uno dei colori che mi piace di più. Quindi vabbè, in soldoni un unboxing non particolarmente ricco di un dispositivo che ci dà nella sua confezione il dispositivo vero e proprio, chiaramente, eccolo qui, e poi troviamo ricevitore wifi e cavo per la ricarica, niente, una confezione abbastanza minimale, niente di particolare. Perfetto, vedremo prossimamente le impressioni, perché comunque vengo da un Mi Band, ho fatto il passaggio a un dispositivo un pochettino più performante perché
l'altro Mi Band che avevo è partito, ho avuto l'occasione e ho preso questo qui. Vedremo prossimamente le impressioni e poi se effettivamente vale la pena spendere qualcosina in più per un dispositivo indossabile che comunque è un po' più performante. Quindi come sempre a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video. Come sempre, se vi è piaciuto lasciate un mi piace, se avete delle domande potete scrivermi giù nei commenti. Un saluto a tutti.